Ma certo, ecco cos'era. Un nuovo movimento. Chissà che avrà da protestare. E chissà quando smetteranno. Delle volte dura mesi. Altre, un po' di vento forte e sparito. Poi però dopo un po' ne arriva un altro e si ricomincia a marciare. Sembrano le nuvole. Vanno e vengono, minacciosi o pacifici, all'apparenza compatti, eppure con mille teste diverse. Quando perdono si dissolvono, se vincono durano poco, arrivano, accadono, passano e poi tornano. Ma che cosa vuol dire che assomigliano alle nuvole? La liberté, tu te la gagnes, la main pas sur le la liste. Donc je me conforme à la liste. Che contraddistinta da questi dubbi che sfiorano l'arco alpino e che mi vuoi, 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 Neonati, cantanti, ballerine, maghi della pioggia, ma che roba è? Sto divagando. Allora, ripartiamo dall'inizio.
Prendiamo ad esempio questo movimento qua, per strada. Dunque, da dove vengono e cosa vogliono? Le nuvole sono degli ammassi di goccioline d'acqua, goccioline che arrivano dal vapore contenuto nell'aria, che è invisibile al nostro occhio. Vapore che quando incontra temperature opportune nell'atmosfera si condensa sopra particelle di polvere, argille microscopiche. Una nube come quella che stiamo vedendo è fatta anche da decine, centinaia di tonnellate di acqua allo stato liquido. Ci chiediamo allora perché una nube stia sospesa nel cielo, non cada per terra, ma perché la velocità di caduta di ognuna di queste goccioline è così lenta che i moti casuali dell'aria che ci sta sotto la tengono, per così dire, un po' in galleggiamento, in sospensione. Mais je peux faire Père Noël. Voilà. Alors, Père, voilà, recherche Père Noël pour animer dans un centre commercial. Père Noël. C'est combien, Père Noël? C'est payé, c'est payé. Bah là, tu vois, c'est 100 euros quand même. Esistono alcuni tipi fondamentali di nubi che servono per classificarle. A contatto con il suolo, la nube che forse a tutti è più familiare è la nebbia. Allô. C'est un casting pour quoi? Tac tac tac. Jeudi, oui, c'est bon. Ouais. Et faut venir habiller, il y a quelque chose en particulier, c'est pour un personnage. Ouais. D'accord. Et la rémunération, c'est en brut ou en net? Voilà. Bon, ça fait pas beaucoup, mais. J'ai discuté avec Fanny aujourd'hui. Ouais. Et. Elle m'a demandé ce que tu faisais. Alors? Ça devait l'intriguer quand même. Ouais. Puisqu'elle t'avait vu et. Donc. En fait, les présentations étaient assez succinctes. Un peu sommaire. Ouais. Un peu ouais. Sommaire. Ouais. Voilà. Et alors? Je lui ai dit que t'étais musicien. Ouais. Elle a dit, ah, mais sinon, il fait quoi? Non, elle a même pas dit ça. Oui, mais comme métier, il fait quoi? Je suis musicien avant tout, et puis aussi par la force des choses, comédien. Et auteur de théâtre, j'ai fait des formations et puis petit à petit hein, je suis devenu intermittent du spectacle. Un intermittent, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un métier, mais qui le fait d'une manière irrégulière, enfin sur des courtes durées. Dans ma tête, je suis en plein emploi. Et je suis pas en plein emploi, je suis en pleine activité. Les heures que doivent faire les intermittents pour bénéficier du système, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Je suis tout le temps au travail, mais je ne suis pas tout le temps rémunérée. Papy faisait... Il était que footballeur ou pas? Non, papy il travaillait à la ville en fait. Il conduisait un camion. T'avais commencé à quel âge? J'ai commencé à 8 ans la danse. Papy et mamie, ils ont été d'accord pour te laisser danser tout de suite ou pas? Ben, pour eux, le deal, c'était je passe mon bac. J'ai fait un bac comptabilité parce que comme la danse, c'était pas sérieux, que c'était pas un métier. Mais moi, du coup, j'ai bénéficié de parents danseurs qui m'ont donc laissé faire ce que je voulais. Mais ça vous a jamais dérangé? Que tu décides d'entrer dans une carrière artistique, non, non, non. N'importe comment, je crois que tu étais prévenu, tu vois, de tous les problèmes de précarité de travail, de difficultés, de tout ce que ça voulait dire, quoi. Il y a 700 euros de loyer, on est d'accord. Ouais, tu touches 400 de la CAF, donc toi, il te reste 300 euros à sortir de... Voilà, il me reste 300 euros. C'est ça que je voulais savoir. Donc, frais fixes. 300 euros de loyer. La cantine, là. Les enfants. C'est dans les... C'est 200 euros. Si je fais la mutuelle, c'est 90 euros.
Ouais, et moi je touche 1198 euros d'ACEDIC. Je suis complètement inscrite dans ce système. C'est-à-dire que quand je travaille, je cotise pour les ACEDIC. Quand je ne travaille pas, les ACEDIC me versent des indemnités qui me permettent de retrouver du travail et tout ça. Si du jour au lendemain j'avais plus aucune aide sociale, ça serait la merde, je pense. Certo, bollette da pagare, figli da portare a scuola, conti da far quadrare, è la vita di tutti i giorni. Ma quando è che si agita? Quando incomincia il movimento? L'UNEDIC, c'est l'organisme en France qui gère l'assurance chômage pour tous les chômeurs en France. Donc il y a les saisonniers, il y a les intérimaires, donc toutes sortes de métiers qui comprend dans les entreprises pour des missions. Et puis il y a, les annexes 8 et 10 qui correspondent aux gens du spectacle. L'UNEDIC voilà, fonctionne en autonomie et financé par les cotisations sociales. Et c'est bien le problème. C'est bien pour ça que l'UNEDIC est déficitaire. Les annexes 13 des intérimaires est bien plus déficitaire que celles des annexes 8 et 10. Mais pour l'opinion publique, c'est bien plus simple de dire « Oh mon Dieu, ces gens coûtent énormément cher à la société, il faut absolument réduire le déficit et réduire le nombre d'intermittents parce que c'est à cause d'eux que l'UNEDIC est déficitaire. » Ad alta quota troviamo invece i cirri, dal latino cirrus, ricciolo, simile a dei riccioli di capelli. Perché? Perché il cirro è qualcosa di evanescente. Può essere una nube che annuncia l'arrivo di altre nubi più spesse, i famosi cieli a pecorelle, che in certi casi possono anche essere un modo per prevedere il tempo, ma che funziona una volta sì e due no, potremmo dire. E poi ci sono i cumuli. La caratteristica del cumulo è che nasce un po' come una mongolfiera su un luogo specifico della superficie terrestre. E lì rimane. Se non c'è vento, spesso nasce, si sviluppa e muore nello stesso spazio di qualche chilometro. Questo che stiamo vedendo adesso è nato piccolo piccolo, tant'è che si chiama cumulus humilis, un cumulo modesto, indifeso quasi, una nuvoletta che potrebbe rimanere tale, allora resta anche chiamata cumulo di bel tempo, o da lì questo potrebbe essere il primo stadio per una crescita che può portarlo fino a diventare un cumulus congestus e diventare un cumulonimbus, capillatus, e a questo punto siamo delle vere e proprie montagne, un grande torrione alto anche 10 chilometri, e allora lì le temperature sono di 40-50 gradi sotto zero e lì dentro poi accade di tutto. L'été des festivals s'annonce chaud, voire torride, après la signature la nuit dernière d'un protocole d'accord qui modifie le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Avec l'accord, il devra travailler 507 heures sur les 10 derniers mois pour n'être indemnisé que sur 8 mois. Travailler plus et être indemnisé moins longtemps. À 40% des intermittents vont être exclus de ce régime. Pour le MEDEF et les trois syndicats signataires, l'accord sauve le régime chômage des intermittents du spectacle. Mais les trois syndicats signataires ne représentent que 10% des intermittents. Oddio, tre che rappresentano il 10%, che fanno 507 ore in 10 mesi, no, 8 mesi, ma guardate quante cifre. Eppure i numeri servono, se no, sai che caos. Un appel à la grève aujourd'hui. Le festival est annulé préventivement. Annulation de Montpellier Danse, Francofolie de La Rochelle. C'est une grande journée d'action audiovisuelle, dans le milieu audiovisuel. On voudrait empêcher la sortie demain sur Paris et la région de... Alors comment ça s'appelle? Johnny English avec Mr Bean, c'est ça, hein? Et les intermittents ont aussi tenté d'empêcher le montage du concert des Rolling Stones. Coupé. Des répercussions également ce soir à la Comédie-Française. Malgré l'annulation du spectacle, le public s'est déclaré solidaire et opposé à la réforme en cours. C'était le seul spectacle qu'auront vu aujourd'hui les festivaliers. Ha ha!
Juillet 2003. L'essentiel se joue en ce moment à Avignon, le plus grand festival de théâtre du monde, devenu la capitale du mouvement. Je vois qu'il y a des mouvements pour les intermittents à Paris, tout ça. Je vois ça aux infos, mais je comprends pas ce qui se passe. J'arrive à Avignon. Comme chaque jour depuis 3 jours, ils viennent se coucher dans la rue la plus commerçante d'Avignon. Et je vais à la chasse aux informations, savoir qu'est-ce qui se passe. L'ouverture du festival reste plus que jamais incertaine. Il y avait une force vive énorme. De mémoire de festivalier, on n'avait jamais vu ça. La place du Palais des Papes, le cœur même du festival de théâtre, occupé, envahi par 8000 grévistes. De mon équipe, j'étais la seule à bouger. Ils faisaient les manifs qu'on organisait, mais personne n'était en AG avec moi, personne venait réfléchir avec les militants, enfin les gens qui étaient là, ce n'était pas militant, j'étais pas plus militante que qui que ce soit, mais voilà. Donc maintenant, effectivement, je peux, hélas, annoncer que le 50e festival n'aura pas lieu cette année 2003. C'est la première fois depuis sa création en 1947. J'étais venue dans un festival à Sotteville, qui est un grand festival pour les spectacles de rue. C'était une compagnie qu'on venait de monter, notre première création, la première fois où on pouvait la jouer dans un grand festival. Si on ne jouait pas, si on n'était pas vu par des programmateurs, ça voulait dire qu'on n'allait pas jouer après, parce qu'on n'avait pas encore un nom qui nous permette d'avoir des dates sans être vu. Il y avait des gens qui étaient là, oui, mais moi, si je fais la grève, ma compagnie, elle meurt, c'est fini pour moi. Et il y avait les gens en face qui leur disaient, non, si tu fais grève ou tu fais pas grève, et tu dois donner ta réponse. Et... Vous n'êtes pas dans la précarité, des gens sont en train d'y plonger. J'ose me dire ça, je suis pas. Moi j'ai 13 semi-remorques qui sont bloqués là avec 45 personnes. Moi j'occupe mon lieu, j'y vis dans ma roulotte. Alors tais-toi ! Guarda quei due corni lì. Sembra un cavalluccio marino. Nonostante lo sforzo di classificarle, non c'è una nube uguale all'altra, sono tutte uniche, irripetibili, mutevoli. Vous nous dites oui, on est d'accord, oui, moi je suis intermittent, oui, je vais perdre deux mois. On vous a dit qu'on est d'accord, on vous a dit qu'on avait réfléchi entre nous, qu'on avait fait des réunions, qu'on pensait que la grève n'était pas la solution. Je ne parle pas de la grève. C'est ça que vous proposez, vous êtes venu, vous nous avez dit, vous arrêtez. Mais la grève n'est pas la solution, mais quelle est la solution? Quand il y a eu les manifestations en 2003, donc du mouvement des intermittents, j'étais en pleine période de questionnement. Je rencontrais des amis dans la rue. La première question qu'on me posait, c'était « Est-ce que tu as fait tes heures? Est-ce que tu as ton statut ?» C'était devenu un métier d'être intermittent. Le métier, c'était quoi? Intermittent. On pouvait être comédien, technicien, danseur. C'était pas important, intermittent. Donc, j'ai pas du tout eu envie de me sentir solidaire, de partir en croisade pour maintenir un statut qui a, à la base, des choses bonnes, mais sur le fonctionnement et le long terme, a eu beaucoup aussi de mauvaises utilisations. C'est vrai qu'avant 2003, il y avait quand même dans le milieu intermittent un truc un peu... On est dans notre statut et c'est intouchable. Alors que bon, il y a des abus, il y a des dérives. Certes, il y a aussi à l'intérieur de ça des abus, des gens qui profitent, etc. Mais je pense que mathématiquement, à tout système, tout le monde, il peut toujours y avoir des gens qui profitent. Moi, je trouve que le système qui existait avant n'était pas non plus spécialement un bon système. Parce que, encore une fois, j'ai travaillé avec des gens qui gagnaient au chômage plus de 30 000 francs. Ouais, mais c'est... À l'époque. Un mois, vous ne travaillez pas? Mais bien sûr! Dal loro caos di movimento un po' così senza particolari mete all'interno della nube, le goccioline possono a un certo punto aggregarsi. Qui le cose precipitano, le emozioni prendono sopravvento e vai coi tuoni, vai coi lampi. Strano, avevano detto che faceva bello.
Quand j'ai commencé à manifester, à me mobiliser, j'étais sûre qu'on allait gagner. J'étais sûre de notre bon droit. J'étais très très naïve. L'époque, je le répète, où l'État décidait tout est révolue. Alors précisément, sur le dossier des intermittents, le chef de l'État s'est montré très ferme. La réforme ne sera pas retirée. Donc j'ai commencé à penser que la manif était assez vaine. C'était très sympathique parce que ça faisait des gros cortèges, mais que c'était pas ça qui allait faire les choses. Et je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était les actions. Qu'il fallait bloquer les choses. Excusez-moi, le studio est petit, mais moi je me rends même pas compte de la capacité de ma voix à vous parler. Alors normalement, mon métier, c'est pas les mots, mais je vais essayer. Nous sommes ce qu'on appelle des intermittents du spectacle. Mobilisation est vaine si les médias ne s'en emparent pas et ne le donnent pas au grand public. Voilà, on reste dans l'économie et le social avec, donc vous le constatez, cette intrusion sur le plateau de plusieurs intermittents du spectacle. Nous avons donc décidé de leur laisser la parole, une minute, pour exprimer leurs revendications. Messieurs, dames, je vous laisse la place. Et alors, alcune di queste gocce di pioggia che sono in caduta libera verso il suolo potrebbero anche venire intercettate dalla corrente calda che invece sale. E a questo punto tornerebbero a fare un viaggio verso l'alto, ma qui verrebbero portate rapidamente a quote dove le temperature sono di 30-40 gradi sotto zero e congelerebbero istantaneamente formando la grandine. Qui a eu lieu en 2003 pour le mouvement des intermittents du spectacle était pour la plupart, en fait, toutes celles que j'ai vues étaient très très sales. Les gens défilent dans la rue, alors ils arrêtent la circulation, ils protestent, ils manifestent, éventuellement ils crient. On peut dire que c'est une forme de violence, mais c'est une violence quand même assez codifiée, quoi. La grandine è sicuramente uno dei grandi tormenti del meteorologo, perché se si riescono a prevedere piuttosto bene le condizioni per lo sviluppo di un grosso temporale, è ancora oggi difficilissimo riuscire a capire se all'interno di questo temporale si formerà o no la grandine. Un po' come dire, ci sono tutti gli ingredienti, sono lì davanti a noi, però a seconda di come si mescolano la torta può uscire in un modo o nell'altro. La séance est suspendue. Les rassemblements, il y a pas mal de conflits, mais je pense qu'ils ne sont pas dus à la cause du rassemblement. Ils sont dus à la colère des individus, chacun entre eux, qu'ils ont exprimé, mais plus par rapport à la difficulté de la vie que par rapport à un statut, une réforme ou une loi qui a été votée. Thank you.
di là dei cumuli che possono interessare piccole aree di territorio dove nascono, vivono e muoiono, tutte le altre nubi lavorano in insiemi vasti anche migliaia di chilometri che chiamiamo perturbazioni. Nous savons que notre lutte n'est pas catégorielle. En exigeant de nouveaux droits sociaux pour les salariés à l'emploi discontinu, c'est à la précarisation de l'emploi que nous nous opposons. Ce que nous le défendons pour tous. En 2004, quasiment un an après, je me suis rendu compte que le but du jeu, c'était de casser les droits sociaux des intermittents. Et je me dis, bon ben voilà, moi je suis pas syndiquée, je fais pas partie d'un syndicat, je veux pas faire partie d'un syndicat. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, ben voilà, je vais aller à la coordination des intermittents. Proposition pour un nouveau modèle d'indemnisation des salariés intermittents. L'idée de ce truc-là, c'est d'arriver à un système qui inclut les personnes et non pas un système qui exclut les personnes. Nous affirmons la nécessité, 1. De nouvelles sources de financement des allocations chômage, 2. D'un mode de représentation associant l'État. Non mi sorprende, fanno tutti così. E se qualcosa non funziona, è giusto provare a cambiarlo. Buongiorno, professore. Buongiorno. E ci si affida ai numeri per risolvere i problemi lasciati da altri numeri. È già politica, economia, tutte scienze applicate. Occorrono i numeri. La mise en place d'un système de calcul de l'indemnisation plus juste. La vita di una perturbazione è fatta di continui mutamenti. O semplicemente transita, si sposta. In realtà la perturbazione non è morta, non è terminata, sta soltanto scorrendo sul territorio e va a interessare altre zone. In altri casi invece la perturbazione può proprio dissolversi, morire sul posto, consumarsi lentamente, le nubi diventano via via più sottili, si sfrangiano e allora noi diciamo torna il sereno. Le mouvement de 2003, malgré tout, même si on n'a pas fait sauter le protocole, on n'a pas retiré les textes, a obligé le ministre de la Culture de se positionner. Et donc on a mis en place le fonds transitoire, donc un fonds d'argent qui récupérait des intermittents qui étaient censés être sortis du système. On a récupéré notre congé maternité, et je peux dire aujourd'hui que heureusement qu'on a récupéré notre congé maternité. Et malheureusement, en récupérant ça, les gens qui s'intéressaient de loin à la problématique des intermittents ont pensé que c'était réglé. Donc fin du mouvement. Non, je peux pas dire ça, pas fin du mouvement. Ralentissement du mouvement. Des fois, on répond au téléphone et c'est « Allô, c'est le syndicat des intermittents ?» Le quoi ? On n'est pas un syndicat. C'est une chose contre laquelle on a combattu, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des représentants, des gens qui savent, etc. Oui, c'est... Finalement, au bout de 3 ans de lutte, on est considéré comme ceux qui savent. Je ne me suis pas arrêté de participer au mouvement à un moment précis. Simplement, il y a eu une usure, quoi. Il y a eu une usure du mouvement. Je crois que j'ai fait partie de ces gens qui, à un moment... Je me suis recentré sur des problèmes plus urgents comme comment j'allais boucler moi mon intermittence, comment j'allais vivre l'année prochaine, comment j'allais vivre la semaine prochaine. E anche questo se n'è andato.
proprio come una nuvola. Già, tutto torna. Goccioline persone, nuvole movimenti. E questo vuol dire che per capire se domani ci sarà sciopero o una rivoluzione, se la riforma degli intermittenti funzionerà o un nuovo casino arriverà, alle previsioni si deve guardare e al meteorologo affidare. Oddio, come poeta sono un po' una frana. Insomma, ancora un po' di rigore scientifico e il paragone sarà perfetto. Ci troviamo nella biblioteca dell'Osservatorio Meteorologico del Real Collegio Carlo Alberto, in Moncalieri, vicino a Torino. Quando sono entrato in questo posto per la prima volta, ho provato l'emozione come aprire un'antica tomba etrusca. Protagonista di questo osservatorio meteorologico fu il padre barnabita Francesco Denza. Padre Denza diventa anche un grande divulgatore della meteorologia perché istituisce il bollettino della Società Meteorologica Italiana. Nel 1993, insieme a un gruppo di amici, decidemmo di rifondare la Società Meteorologica e da allora nacque anche poi subito la rivista Nimbus. È uscito un nuovo modulo sulla previsione della nebbia sul Comet. Sul Comet. Raglio, dai! Raglio? Niente. Per i lunghi millenni dell'età classica la meteorologia non fa grandi passi avanti. Si riesce a capire che qualche vento, a seconda della direzione di provenienza, porta freddo, porta tempo asciutto, porta pioggia, ma sono veramente poche nozioni molto empiriche. Dobbiamo aspettare la nascita della scienza moderna con il suo metodo e siamo attorno al 1600 con l'invenzione degli strumenti che permettono di trasformare le impressioni soggettive in grandezze fisiche. Si cominciano a misurare le temperature grazie al termometro inventato con l'aiuto anche di Galileo, grazie al barometro inventato da Torricelli e poi via via gli altri strumenti meteorologici che hanno permesso di assegnare una quantità a tutto ciò che si vede per fare dei calcoli. Per un paio di secoli la meteorologia è fatta solo esclusivamente di misure e di lunghi cataloghi di fenomeni. Il meteorologo positivista in sostanza è affascinato, quasi ossessionato direi, dalla classificazione degli eventi nell'affannosa ricerca di trovare delle regolarità. Ma queste regolarità non ci sono. Bonjour madame, je vous appelle parce que je viens de recevoir coup sur coup deux notifications de droits et paiements. Oui. Et j'aimerais faire un petit point sur mon dossier parce que j'ai du mal à comprendre en fait où ça en est exactement. Je sais c'est compliqué pour vous, mais moi mes allocations tous les mois elles changent, je sais pas à quoi c'est dû. Passano altri anni e arriviamo al 1904 quando un grande meteorologo scandinavo, che adesso l'amnesia ci voleva, uffa, l'avevo detto un milione di volte. Niente, neurone bruciato. Però questo è il sintomo della stanchezza. Dimenticarsi questo è come aver dimenticato tutta la propria professione. Wilhelm Birkness, che nel 1904 cambia il paradigma e sostanzialmente dice: adesso basta, finora stiamo girando a vuoto. È inutile che continuiamo a prendere dati. Dobbiamo usare i dati per fare la simulazione matematica dell'atmosfera. Quindi creare un modello, che non a caso ancora oggi si chiama modello di previsione meteorologica numerica, nella quale le principali leggi fisiche vengono applicate alle particelle d'aria, non a ciascuna, ma semplificando dei blocchi di atmosfera, e quindi far funzionare un processo logico che
ricostruisce il funzionamento dell'atmosfera e quindi darà i dati di quello che succederà nel futuro. Poi, tutta questa è una magnifica intuizione di cui non se ne fa nulla perché mancano i computer. Bonjour, moi je suis intermittent et j'ai une question sur le sur des dates qui sont à la charnière de mon renouvellement. J'ai été renouvelé en juin. On m'a répondu la réponse que je voulais pas avoir en fait. Parce que du coup, je perds des cachets, je perds 11 cachets. Dall'Europa a questo punto ci trasferiamo all'America. Si arriva al 1950, primo calcolatore ideato dai militari per la costruzione della bomba atomica, un grande genio della matematica e dei calcolatori che è stato von Neumann, dice: qual è il problema più difficile che possiamo sottoporre al primo computer della storia, l'ENIAC? La previsione meteorologica. Sono 50 anni che la aspettiamo e da lì comincia l'era della previsione meteorologica numerica. Che via via si sviluppano dopo il 1950 danno una grossissima mano alla possibilità di fare evolvere la previsione meteorologica, ma ci si accorge ben presto che nonostante l'aumento della potenza di calcolo c'è già un limite oltre il quale non si riesce ad andare, cioè la previsione dopo circa una decina di giorni non ha più alcun riscontro nella realtà fisica dei fatti. Dovremmo teoricamente controllare il moto di ogni molecola d'aria, che viene un numero 10 elevato alla non mi ricordo neanche più, e insomma è impossibile metterci lì a calcolare che cosa fa ogni molecola d'aria. Arriviamo però al 1963. C'è un'altra grande personalità che a questo punto entra in scena, è un altro meteorologo, è Ed Lorenz, il quale si accorge, inserendo i dati nel computer proprio per fare una previsione, che si arrotondava i numeri e metteva dei numeri meno precisi di quelli che la previsione precedente gli aveva calcolato, otteneva dei risultati completamente diversi. Lui l'aveva fatto per abbreviare i tempi di inserimento dei dati, ma se io metto invece che 15,947,00,19,22 metto 15,9, dovrei ottenere un risultato solo appena leggermente meno preciso. E quindi se il computer prima con quel dato mi aveva fatto la previsione di un'ora e aveva detto pioggia, rimettendo il dato e facendogli fare la previsione per l'ora successiva, si aspettava di vedere un po' più di pioggia o un po' meno di pioggia, e invece trovo il sole. Rimise centinaia di volte i dati nel computer e dice: ma come mai ottengo tutte le volte dei risultati diversi? Aveva scoperto il caos deterministico. Il battito delle ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas. Il termine caos lascerebbe pensare che non ci sia nessuna possibilità di ridurlo alla ragione. Se è qualcosa di caotico vuol dire che è sempre diverso e che non ha regole. In realtà questo diventa un caos deterministico, perché esistono comunque alcune regole. È ovvio, se no non potremmo proprio fare nessuna previsione. Un po' di determinismo c'è, e la previsione infatti funziona, ma non tutto, una parte è caotica e ci sfugge. Il caos obbedisce a quella legge della farfalla, cioè i piccoli errori iniziali che poi si propagano.
réforme des intermittents de 2003, c'est une réforme un peu mesquine, qui s'attaque pas aux vrais problèmes, mais qui rend la vie plus difficile pour les gens, et notamment pour les gens les plus en bas de l'échelle sociale. Mais t'es contente de plus travailler là-bas? À la Tour Eiffel? Parce que tu travaillais là-bas juste pour gagner un peu d'argent pendant que tu travaillais pas comme actrice. Bah, je faisais les deux en même temps en fait. Tu vois, ça me permettait de travailler et puis en même temps de pouvoir faire le travail de théâtre avec papa. À l'époque, on pouvait cumuler les heures du régime général et les heures de régime spectacle. Maintenant, c'est plus possible du tout. C'est encore pire aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus compliqué d'avoir les heures quand même. Ça reste compliqué. Ouais. Sauf si tu as une espèce de régularité dans le travail, comme ça. C'est plus compliqué. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire, une espèce de régularité dans le travail. Ils ont pondu un système qui était fait pour les gens justement qui bossaient régulièrement. Surtout pas en intermittence. Pas en intermittence. Mais non, mais parce qu'ils veulent la mort. Ils veulent la mort de l'intermittence. Enfin, c'est ce que, exactement. De montrer que malgré la belle réforme soi-disant qu'ils ont faite, regardez, c'est encore pire et tout ça. Donc à un moment donné, arriver à étouffer cette intermittence, à exploser tout le monde. La scoperta di Edouard Lorenz. Chiarisce il perché le previsioni non possono funzionare al di là di un certo numero di giorni. Ecco, questa è la percentuale di previsione riuscita attuale, 98% addirittura sul primo giorno, 93% sul secondo, 70% sul terzo, vedete come decresce molto rapidamente. Oltre i tre giorni, già fare una previsione è solo un'indicazione generale di tendenza, ma senza dettagli. Questa ormai è una strada che mostra più o meno la sua fine, e la sua fine è un muro. Il limite è dato proprio dal fatto che comunque perturbazioni piccole continuano a dare effetti grandi, e il piccolo è un concetto che ci sfugge. Quanto piccolo? Non sappiamo quante cifre decimali vorrebbe la natura, forse infinite. Il fatto che lavoriamo in un fluido turbolento alle prese con il caos fa sì che non verrà mai raggiunto il limite della previsione giusta al 100%. Ci vorrà un altro che domani dice: ho scoperto che per migliorare la previsione devo guardare lo spessore di questo CD. Nessuno ci aveva pensato prima, ma se il CD è sottile domani piove, e se invece il CD è spesso domani c'è il sole. Non c'è il CD. Come non c'è il CD? E che si fa allora? Ma forse mi sono fatto trascinare un po' troppo dalla fantasia. Già, ho mischiato le pere con le mele. Me lo dicevano anche a scuola che non si fa. È chiaro, gli umani non sono goccioline, sono molto più complicati, per questo non si riesce ancora a misurarli, a prevederli. Per un ragionamento preciso occorre invece... No, però aspetta. Qui non siamo sicuri neanche dove vanno quelle maledette goccioline. Sarebbe logico il contrario. Siamo andati sulla Luna, abbiamo cambiato i cuori alle persone, clonato le pecore, ma... Ma com'è possibile che non sappiamo ancora dove vanno esattamente le nuvole domani? Oh, che confusione. Mi sa che qui bisogna cercare sto CD. Ma dove? Okay. Strings coming quicker there. Make much, much more of these crescendos. Should be feeling seasick from going up to them and then coming straight back down. Blah, blah, like that every single time, okay? And strings don't get carried away at the dee 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 dee. It's rushing quite a lot. So watch you don't rush here. Crescendo here. Then we know that lambda x plus mu y, so that means that lambda times lambda square x comma x. Piano! Piano!
well, I'll be 20 years old in 1 month. There have been quite a few points where I've worried whether I'd still be able to continue doing both the maths and the music, because they're the two things I'm really interested in. So when I came to university, I wasn't sure whether I'd be able to continue both of them fully, and then I found a course. Nice to meet you at last. We started off this degree in maths and music, so it's interesting to meet one of the first guinea pigs on the course. I mean, have you always been interested in the combination of maths and music? There is certainly a lot of the musical system which we use. I mean, the whole acoustics of music and all those sort of things can be described using the language of maths. But I don't think the music is really just down to numerical principles and things. I think you'd say that some of the music composed like that sounds very artificial. Like the stuff which gets composed with computers, I don't think I've ever heard anything that I've sounded like it's been composed by a human, really. I mean, obviously, a musical life is a very full life if you're dashing here, there. And do you find this as taking up huge swathes of your time? And is it leaving you enough time to study maths where one needs time to assimilate? I certainly find that I've had times where I've had far too much music and struggled to keep the maths going. But equally, if I give up any of the music, I feel like that's a huge side of me which I don't have enough of. I do maths and I find a huge thrill when you're solving problems and when you finally understand something. People often have a very false idea of mathematics as being purely a matter of sheer logic, where of course it's intuition and emotion refined through logic. Yes. And music, it's trying to put something into words that you can't really put into words. The language of music is what can explain that. The language of words that I'm using can't explain that. Just make lots of noise, lower strings. It's just something which I just feel has a huge impact on me. For example, with performing music and conducting in particular really helps develop huge aspects of my character. Makes me a much more confident person. It probably, in a lot of ways, makes me articulate myself better. Okay, six. You've got forzando, diminuendo to piano, apart from bassoons. So everyone else should be quiet there. And bassoons, just do what you can. Good luck. Allô? Oui, ça va? Ouais. Oui. T'as passé une bonne journée? J'ai peur. Je serai peut-être pas là à la gare à l'heure pile, donc en cas, vu que je serai plus près de Bastille, on se retrouve directement à Bastille. J'ai peur. Voilà. Oui. J'ai peur. J'ai peur d'aujourd'hui, de demain. J'ai peur du vide et du trop plein. Tu le connais, lui? Ouais. Bah, ne le lis pas. Parce que là, du coup, t'es sur ta feuille et t'es dans une espèce de lecture qui n'en est pas une. Pense à ce que tu dis, commence pas par lire le texte. D'accord. Si t'as un trou, prends le texte, mais puisque tu le connais, commence pas par le lire. Donc là-bas, il vaut mieux pas que je le lise. Je... Sauf si j'ai un trou. Sauf si t'as un trou, tu, d'accord, si d'accord. Tu l'as devant les yeux, mais okay. Pars pas sur ton texte, quoi. J'ai peur de fouiller mon jardin, d'y trouver moins que mon voisin. J'ai peur des hommes, j'ai peur des bêtes, j'ai peur des fantômes sous ma couette. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien, j'ai peur de crever comme un chien. J'ai peur. Ça va pas trop vite, là? Ok, 7. I mean, mathematics is a very personal, individualistic subject in terms of one's having to deal with difficulties and complexities and relying on one's intuition and brain power, if you like, to carry one through. So do you prefer solo music and chamber music as more individualistic, as distinct to symphonic music because of your training as a mathematician?
about to ask what made you attracted to one instrument rather than another, but you seem to be attracted to so many. Did I miss anything out? Yeah. And also I compose. Ma sarà quello il CD. Certo che qui si rischia. Io ero appassionato fin dall'infanzia delle materie scientifiche, a me quello che interessava era la meteorologia, il clima, se vogliamo le scienze naturali in genere. Invece economia, sociologia, politica sono sempre state per me degli argomenti che mi ributtavano, insomma, proprio come dire, ma queste sono cose degli umani. Questi argomenti di cui ci occupiamo sono in particolare il clima. Intanto il clima lo sperimentate su di voi tutti i giorni, ma poi l'aspetto più importante è che voi siete bombardati ogni giorno di informazioni sui cambiamenti climatici. Ma se non si riescono a fare le previsioni per più di 3-4 giorni, come si può fare una previsione da qui a 100 anni? Il modello climatologico è molto più semplificato e cerca semplicemente di capire come si comporterà l'atmosfera quando variamo alcune grandezze che la controllano, per esempio la quantità di gas. I risultati li vediamo in questi grafici. Con grande incertezza, cioè bisogna tenere presente che questo materiale che noi abbiamo su cui riflettere è un materiale fortemente criticabile sul piano della validità fisica. Cosa sta succedendo? Che a forza di bruciare petrolio, carbone e gas naturale abbiamo incrementato la concentrazione di CO2 al punto che oggi siamo a ben 380, vedete che siamo usciti fuori dal grafico, cioè il valore di CO2 attualmente presente nella nostra atmosfera non è mai stato visto per i 400.000 anni precedenti. Insomma, è come se voi andaste dal medico e fate l'esame del sangue e vi dice che il colesterolo ha sforato tutti i dati massimi mai osservati da tutta la popolazione terrestre. Alla fine io mi occupo di mutazioni, di cambiamenti, soltanto a partire da un piccolo sbuffo di aria che ci scorre adesso in mezzo ai piedi fino a una gigantesca alluvione. Accidenti, ce l'abbiamo subito avuta la mutazione. Ormai mi occupo anche sempre di più di mutazioni degli umani. Beh, oui, mon fils, tu restes avec Hans ce soir? Andromaque, c'est plus long, donc. Ouais, minuit quart, mais peut-être un peu avant, comme j'ai pris ta voiture pour y aller. Hop. Et Kiki. Bien. On est au revoir à maman par là. Salut mon cœur, à la porte. Salut mon cœur. À tout à l'heure. Yeah. Violence is here, is rough. Quiet, please. So the conductor, obviously, you're very much in charge and you're putting the pieces together to form the whole sound. So in a way, you have to dispassionate yourself, if you like, from the music. You're just a technician putting blocks of sound together. You can't particularly attach yourself to any specific thing going on at once, but you really need to almost feel the whole music going through you so you can convey that to the orchestra or the choir. Yeah.
emotional link there, there's, even though there's almost no emotional link. You've almost got to be thinking emotionally and much more analytically than you would normally as a musician at the same time, and try and combine them so that you can show through actions, which you've got to be thinking about what how your emotions are about the music. C'est une chanson que je vais enregistrer dans mon prochain disque et voilà. Donc je cherche son arrangement définitif. En général, je fais des gros arrangements, après je détruis tout et je recommence à zéro. Immediatamente a commentare un termine che è un acronimo che viene spesso usato in questi contesti, che si chiama NIMBY, vuol dire Not in my backyard, cioè non nel mio giardino. Ora, tutti sappiamo bene che qua siamo a discutere sull'opportunità di un'opera che non vogliamo né in Val di Susa né in alcun altro luogo. Ci si deve rendere conto che forse oggi c'è un paradigma nuovo che sta emergendo. C'è stato un cosiddetto boom economico. Abbiamo risolto dei problemi importanti che era giusto risolvere. Non abbiamo avuto mai così tante cose da mangiare pro capite. La vita media, almeno nei paesi dove c'è un certo tipo di sviluppo e ricchezza, non è mai stata così elevata nella storia dell'umanità. Benissimo. Ma oggi, che bisogni aggiuntivi abbiamo? And the atomic peanuts stronger resistance to blight may eventually save millions of dollars every year. These are giants created by radiation. We can imagine their future impact on the peanut-buying public. Ma siamo sempre gli stessi, la pancia ce l'abbiamo piena tutti, la macchina, due o tre telefonini, più o meno uno si aspetta che il sistema rimanga stazionario. Invece sui giornali vedete sempre solo scritto che il prodotto interno lordo di un paese deve crescere, crescere, crescere. Poi attenzione che per ogni consumo c'è un rifiuto intanto. E poi il fatto è che ci sono anche dei limiti fisici. Lo spazio non è infinito. Quei limiti che un certo tipo di economia non vuole nemmeno prendere in considerazione. Questo è un problema che dal TAV deve coinvolgere tutta la cultura di un paese, forse anche più di un paese. Dentro non ci vogliono solo gli ingegneri che fanno il calcoletto, la ruota la facciamo più grande, mettiamo 8 megawatt, ne mettiamo 8,5. Qua ci vogliono i filosofi che ci diano una direzione di marcia, non c'è più la bussola. Occorre il sociologo che cerchi di capire perché gradiamo così tanto che la nostra pancia diventi così grande. Ci vuole lo psicologo, lo psichiatra in qualche caso, credo. Insomma, qui devono lavorare tutti insieme a dire semplicemente: fermala del tunnel. Ferma, ne abbiamo già tanti di tunnel dove non vediamo già più la luce, farne un'altra è una grana. Non mi preoccupa dal punto di vista di una visione naturalistica generale. Ci sono state le estinzioni di massa, chi se ne frega, cioè la Terra si riadatterà. Sì, ma attenzione, ci siamo anche noi. Continuiamo pure così, probabilmente il mondo del futuro sarà abitato dalle amebe e non dagli uomini. Ma guarda te in che casino mi sono ficcato. Io volevo solo capire se i movimenti somigliano alle... Monsieur Max, bonsoir. Ça va? Auf auf der Freude, sagt Schimmer den Willen, leite die Seele dahin, wie der kann. Ah!
c'est ça. Voilà. Sur 100% le texte, je crois que la comédienne en scène, je sais pas. Donc voilà quoi. Un mot sans projet d'avenir. Un mot bleu, un Vas-y, remets. Tu me remets sur le troisième couplet, s'il te plaît. On peut en faire une comme ça, assez libre aussi, tu vois, si tu veux que je fasse des petits trucs qui sortent un peu du côté... On peut faire ça, comme ça on a ce matériel là, quoi. Ouais. They tell how Little Red Riding Hood went straight to hell. She was so full of blood, and her friendly old wolf said, "Better to eat you, my dear." Now your background is mathematics, so that it may not be familiar. So what I'd like to tell you is what we understand physics to be. Physics is actually trying to explain nature. And the way we actually do that is making some hypotheses about how nature operates. If we postulate certain laws of physics, then we can actually derive consequences through the mathematical apparatus that we have in order to actually make some prediction about the way nature would behave and to check that out by experiment whether that's the case or not. Hello, everybody. Hello, I'm Ellie. At the minute, I'm sort of halfway through my PhD, and that's where you've got to go and do some form of at least partially original research into something which is fairly cutting edge. And I'm doing mine with the gravitational waves. It's all out in a newspaper, and it looks like she's stuck there till the end. But gravitational waves were predicted by the general theory of relativity, and it would be absolutely marvellous if we could detect gravitational waves, because it would be like a whole new kind of astronomy. I think it might have been somebody like Kelvin who said sort of around the start of the 20th century or the end of the 19th, like, science is done now, everything else is just stamp collecting. Nuclear physics and quantum physics that came up just shortly after he'd made that slightly fatuous statement, there proved to be much more physics. There became to be very many phenomena for which classical physics had no explanation. So we've spent the 20th century looking for a way to completely describe the universe. It's proving a bit tricky, because the two things that we've got that best describe the universe, our two best theories, all the quantum things and general relativity, on quite a lot of their assumptions, they fundamentally disagree. It's embarrassing for all concerned, really, if your two best theories just won't mesh. Blanche et froide, avec de grands yeux lourds qui scrutaient le monde autour. Quite a lot of recent physics has been all about is trying to find the underlying order between general relativity and quantum mechanics, and that's led to quite a lot of strange thinking. Lots of things that I'm not even sure the people who made it up believe in. On la voyait partout, bien qu'elle n'était nulle part. Elle venait dans la vie, mais jamais par hasard, on en avait parlé. Et j'y pensais le soir. Je ne l'ai jamais vu. I suppose there's three schools of thought on whether we're ever going to find this theory of everything. One school of thought that says that there is a theory of everything and that we're capable of finding it, and you'll eventually be able to get a poster with it on.
Peut-être a-t-elle grandi pour se jouer de moi, j'attends une petite fille au fond. Je ne sais pas. And then there's a second school of thought that says that yes, there might be a theory of everything, but we'll never be able to exactly work out what it is. We'll just be making closer and closer and closer approximations to it. And that's great for all the physics departments because it just means that we keep going forever and ever. Although it might get depressing eventually. Mes yeux crachent au réveil, toute l'horreur de ce songe. And the third path is just the universe is fundamentally weird. Allez, viens! Je suis là! Je t'attends sur la piste! Embrasse-moi au grand jour pour voir si tu résistes. Si tu tiens la cadence, si tu tiens la mesure, si ta ronde vicieuse dans mes mains se fissure. I don't know. It depends how good a day I'm having in the lab. But sometimes I reckon that there is a theory of everything, but we're probably not going to get to it. I'm not quite sure why. I haven't got any intellectual basis for this. It's more, you know, a highly unscientific gut feeling. Et quel que soit ton son, et quelle que soit ma crainte, et quel que soit ton nom murmuré dans l'étreinte, tu ne m'échapperas plus en ce jour de revanche. Nous basculerons ensemble vers tes promesses blanches. Questo ci dice che la scienza ha i suoi limiti, basta in qualche modo imparare dove si può dai propri errori. La Bibbia inizia con la proposta di raccogliere il frutto dell'albero della conoscenza che rende simili a Dio ma che ci priva del paradiso terrestre. Questa è una cosa, credo, profondamente vera. Secondo me l'enfasi sulle possibilità della scienza le dà soprattutto a quelli che di scienza non ne sanno nulla, per le quali è diventato un sostituto di una religione, è diventata una sorta di religione laica, invece una cosa fatta da esseri umani che ovviamente ha dei limiti vistosissimi, sia la scienza che la tecnologia, tutte e due hanno dei limiti vistosissimi, però ci stanno chiarendo dove siamo. La gente pensa che siano senza limiti, che la tecnologia possa fare tutto. Infatti un problema della previsione del tempo è anche far capire alla gente che cosa ci si può aspettare da una previsione. Cosa è lecito attendersi da una previsione? Molti invece pensano che il bollettino meteorologico abbia una valenza di legge. Quando si dice da qui a 4 giorni probabilità di temporali, ecco, la parola probabilità viene soppressa dal pubblico. C'è scritto temporali e se poi il temporale non c'è, oh, non avete capito niente, meteorologi traditori. Ma è l'interazione quotidiana con la complessità alla fine. Perché di per sé le leggi che la regolano sono relativamente semplici, ma poi sono i dettagli che contano. We really need mathematics to handle this problem. Yes, mathematics. Information in precise terms. In the past you've had many mathematicians who've tried to claim that numbers can explain everything. Physicists as well who would say that they could try to evolve a theory of everything using purely mathematics. Would you say the problem could come from the fact that the language you're trying to use to describe this theory doesn't actually describe the reality you're trying to describe properly? I mean, maths wasn't really created specifically to describe space-time metrics or yes, anything. Exactly. It was more for counting goats and things. Our precise, efficient language of numbers is also convenient for everyday uses. Addition, subtraction, multiplication, division. In reality, if we're looking at mathematics, we can't really say it's complete because we've got to start from a basic set of axioms which are not arbitrary really, but it's something which you can't prove and you have to just assume they're true. Otherwise, you can't have the whole system that it's founded upon. So therefore, that means that the whole system you're trying to use to describe the world is not something which is complete in itself, and therefore I don't see how it can be used to describe our universe.
crois que le MEDEF, c'est très très bien ça, que les gens, c'est pas que des chiffres, c'est des affects, des sentiments, etc. Et c'est bien pour ça que toutes les politiques de précarisation sont mises en place pour dynamiser l'économie. Mais c'est quoi déjà leur slogan au MEDEF ? L'amour est précaire, oui. La vie est précaire, l'amour est précaire, pourquoi l'emploi ne serait-il pas précaire ? Pourquoi le travail ? Pourquoi le travail ne serait pas précaire ? De plus en plus, maintenant que tu es n'importe quel métier, ça peut t'arriver du jour au lendemain où ça y est, tu vois, le contrat est terminé, donc il faut retrouver un autre contrat. Ce que nous, on connaît en tant qu'intermittent depuis très longtemps, arrive mais que, voilà, que le monde du travail ne lui connaît pas, parce que normalement, à partir du moment où il a trouvé une place, normalement, c'est à vie, quoi, grosso modo. Tu vois, là, tout le monde arrive dans la précarité. Voilà, ou... tout cet intermittent, bientôt. Il n'y aura pas que les intermittents du spectacle, ça va être les intermittents du travail. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer les doux noms de parjure et de traître. Frapper les intermittents, c'était frapper pile là où on avait des droits sociaux pour des gens qui choisissent leur mode de travail et leur emploi du temps. Donc, c'est hors du commun, ça veut dire que ça va contre toute l'économie mondiale ou la pensée actuelle de on met la personne au travail et quel que soit le métier, elle est obligée de le faire parce qu'elle doit gagner sa croûte. Différez-le d'un jour, demain vous serez maître. On peut dire que le mouvement de 2003 a posé la question de la précarité tout court. Ma a cosa servono alla fine le nuvole? Ma intanto sono delle gigantesche macchine termiche, hanno il compito di distribuire più o meno uniformemente l'energia sulla superficie della Terra. L'acqua immagazzina sotto forma di vapore una grande quantità di energia quando evapora dagli oceani e poi la trasporta anche per migliaia di chilometri. Ça peut apparaître contradictoire de dire que je suis pas active au niveau des manifestations et au niveau de l'activité politique et en même temps de me dire ça peut être contradictoire de dire ça et de dire que je trouve quand même utile qu'il y ait un mouvement. Je suis allée en forum social à Malaga pour la coordination. Il y avait des Anglais, des Italiens et puis beaucoup d'Espagnols. Et de l'extérieur, je me disais, on n'a pas honte, nous, d'aller se dire qu'on est en lutte, alors que les Français, nous sommes ceux qui avons la plus grande protection sociale dans nos métiers du spectacle. Je me suis dit, mais il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a acquis. Il faut au contraire continuer à le développer et le transmettre. Senza le nubi, senza la perturbazione, senza la pioggia, il nostro territorio non sarebbe più lo stesso, ma noi stessi non potremmo avere la materia prima che ci serve per vivere, cioè l'acqua. Movimento di una moltitudine di persone, allora, possiamo alla fine rendere un'analogia rigorosa con una nuvola oppure è soltanto un'analogia apparente? Sicuramente ci sono delle grandi differenze perché una nuvola è fatta di qualcosa di molto semplice, di H2O. Se tu ci asciughi abbastanza, anche noi siamo poi una cinquantina di elementi, forse. Secondo me siamo ai limiti della conoscenza, credo.
Però io direi che, essendo i processi in cui sottostanno comportamenti caotici, direi che sono, oso dire, tutti lo stesso processo, anche se mi fa tremare la voce. Vedi che avevo ragione. Anche la scienza ha capito che si possono mischiare le pere con le mele. Del caos diventa così l'ultimo passo di quella scienza che aveva cominciato a muovere i suoi primi passi, facendo a pezzettini il nostro mondo. La chimica, la fisica, la biologia. Separando ogni elemento e poi cercando invano di rimetterli insieme. Come se l'universo non fosse tutto questo che c'è. Con la concezione dei sistemi complessi, non lineari, in qualche modo si capisce che il tutto non è la somma delle parti. Pian piano mi pare che si vada confluendo su una visione più integrata della realtà. I don't know, I've been trained so thoroughly in going down the scientific method and just thinking about one way and sort of been told that that's the way that you get objective truth. I suppose one way that I can look at it from me being maths and music is in music you've got all the theory and you can analyse it technically and everything, but there's still one extra little bit which you can't describe. Yeah. Which is what makes it so special. That's true. There are a lot of things which have to come through an emotional understanding rather than a logical understanding. Although again, I don't necessarily feel that emotion and logic are two completely separate things. So I don't necessarily think it's a case of putting separate subjects together rather than everything is human knowledge and everything connects to other things. No, va bene che tutto connette, ma qui non connetto più io. Prometto che se riesco a fermarmi, la smetto di voler capire tutto. Che le nuvole vadano e vengono, che tanto è giusto così. Che cosa ho detto di così straordinario? Ma sarà mica un altro tunnel. È vero, solamente nel cambiamento c'è la vita. Non può esistere vita se ci fosse un sistema in equilibrio. Se fosse tutto fermo non esisteremmo neanche noi, non esisterebbe il pensiero. Se lo andiamo a indagare poi, alla fine in termini fisici è un movimento di cariche elettriche nel nostro cervello, di molecole. Poi invece in termini metafisici è sicuramente un movimento di idee, di pensiero, di rapporti con le persone. Amo d'amore non casa, ouais, je crois qu'on dit que c'est fini quand c'est plus important que ça soit fini plutôt que ça soit parfait. Parfait, ça ne veut dire rien. Yeah, it's been a real pleasure working with you all. It should be fantastic tonight. Stand up, look great, and just think about looking good for the audience, and your singing will improve a lot. Smile. Yeah, watch me. Obvious things. Yeah, just really enjoy yourself tonight, and it should be fantastic.
pour la PPL. À Marseille, qui est professeur de lettres à Marseille et qui arrive tout droit du lycée. Mon futur, je le vois bien, très heureuse. J'ai fait aussi un choix de vie précaire, un choix de vie sans sécurité. Donc je ne pense pas qu'une réforme ou qu'un statut confortable et sécurisant va apporter une réponse à un choix que j'ai fait, quelque chose qui n'est pas la sécurité. Mon futur, bah, elle sera comme mon présent. Et mes enfants, quand je les regarde, je pense que ça va. La politique, c'est ce qu'on fait aussi. Non pas pour prendre le pouvoir, mais pour avoir du pouvoir sur nos vies. Nous, on arrive avec des actions concrètes, avec des questions précises. Ah, par contre, on n'arrive pas avec... Avec des grands discours. Avec des grands discours. Marx a dit ça, donc nous, on dit ça. Et puis, après, je sais pas, 68, moi, je suis né en 68, mais... je pense que la majorité des gens de la coordination n'ont pas lu Marx non plus. Non. C'est pas tellement notre problème. Et c'est pas notre problème non plus d'adhérer à un je ne sais quel mouvement de pensée. Et on n'a pas besoin de ça pour être en lutte. J'ai effectivement un petit garçon que je suis contrainte d'élever seule pour le moment parce que le papa n'a pas voulu participer à l'aventure. Donc ça continue. Je crois que la politique va trouver des réponses, trouve des réponses. Le truc, c'est que la politique ne trouvera pas la réponse. Il y a une angoisse, mais cette angoisse, finalement, est aussi un de mes moteurs, un des moteurs de la création. I'd say generally that I would actually be pretty positive about the future. I think it's really a journey and a search for knowledge and greater understanding of everything. And even though I suppose I've been saying that I don't necessarily feel that we can achieve complete understanding of everything, I don't necessarily think that that means that you shouldn't try and attempt to do it. The important thing isn't to pretend that we can solve everything. If any human thought that they could understand everything or thought that they could control everything, then they would just be fooling themselves. It would be putting themselves on a pedestal which they don't belong on. Non sei ancora lì con sta mela. Ho scoperto una cosa. Che faccio? La raccolgo? Ma non ti è bastato il casino che hai fatto la prima volta? Mm.
done our thing. We have evolved. We're up on our hind legs. The problem solved. We are artists. We are mathematicians. Some of us hold extremely high positions. But we are tired. We're hardly breathing. And we're free. Go tell the women that we're leaving. We're sick and tired of all this self-serving grieving.